Io e i miei compagni ce la stiamo cavando bene. A Pearson non basta mai. Sai, lui è fatto così. Che sa, piccola, forse a Natale tornerò da te con un paio di medaglie puntate al petto. Ma prima c'è Marigny. Schmeling contro la Motta. Schmeling avrebbe steso la Motta. Non è vero. E poi è un nazista. Lo ucciderei volentieri. L'hanno messo sui manifesti. Non aveva scelta. Tutti abbiamo una scelta. Secondo Nietzsche ci sono solo forti. Ah, chiudi la bocca un attimo, ok? Che dici di Lewis e Sugar Ray Robinson? E contro il Lewis del 38, Robinson vincerebbe a mani basse. Ma guarda un po' chi c'è. Non pensavo tornassi oggi. Beh, non potevo lasciarvi soli proprio adesso che andiamo a conquistare Marigny. Sarà una sciocchezza. Vedrai che siamo a casa per Natale. Che aspetti? Facci vedere. Va bene. Niente male, eh? Oh. Ho visto di peggio. Bentornato tra noi, soldato. Piacere mio, signore. Allora, ragazzi, abbiamo un'occasione unica. Possiamo uscire dalla Normandia. Non sarà facile. La boscaglia è ben difesa e i rapporti parlano di mezzi tedeschi nell'area. Ma se riusciamo a conquistare Marigny, le strade saranno nostre. E se Ziusman sta così dopo una coltellata in pancia, allora direi che possiamo farcela. La fortuna aiuta gli audaci, signore. Per Turner, proteggerci è una vocazione. Muoversi. La guerra ha l'abitudine di mettersi in mezzo. Ok, primo plotone, si entra in azione. Via, via! Ehi! Sai che una ferita così guarisce in 8 settimane? Sono pronto, sergente. Alla mia parola. La tua parola, eh? Per me non vale un cazzo. Dici di stare bene, eh? Mai stato meglio, signore. Hai fegato, soldato. Ma non voglio vederlo. Carro in marcia! Reggetevi forte, si ballerà un po'. Dov'è la novità? Mi sa che piace a Pearson. Ah, come una bistecca a un leone. Andiamo, andiamo! Te la stai cavando benone. Ah, e tu invece? Non potevo lasciarvi tutto il divertimento. Il divertimento non esiste con Pearson. Sai perché è sempre così incazzato? Passo di Kasserin. Costato degli ottimi amici. Sì, e a Pearson un articolo 15 e una degradazione. Ha voluto fare il duro sulla pelle dei suoi uomini. Un totale fallimento, un massacro. I nazisti si sono scatenati. Cazzo, siamo sopravvissuti solo perché l'uscita occidentale era ancora libera. Per poco non perdevo tutto a causa di quello stronzo. E Turner non l'ha mai digerito. Anzi, è stato proprio lui a fargli rapporto. Ma Pearson crede che rendendovi un plotone modello si farà perdonare. Sgobberemo per lui. Già, vedo che hai capito. Per questo vi starà sempre addosso. Muore dalla voglia di redimersi. Sai di cosa voglia io? Di un pasto decente. Hai appena mangiato. Quella merda non è cibo. Ehi, che ne dite di un barbecue? Non avevano speranze. Niente funerale a bara aperta. È il figlio di qualcuno. Ah, è un crocco. Daniels ha ragione. Non sono tutti uguali. Ci hanno dato Keplero, Mozart. Ok, college. Marlene Dietrich. Ah, ecco, già meglio. Per non parlare delle loro invenzioni. Macchina da stampa, microscopi a elettroni. Frankfurters. Quante cazzate. Ehi, avete sentito? Viene da questa parte. Stuka, arrivano. Merda. Mierda. Via dalla strada! Faremo il giro! Forza! Andiamo. Dobbiamo proteggere gli Sherman! Quello laggiù è fuoco di contraerea! Prenderemo uno di quei cannoni per abbattere gli Stuka! Mitragliatrice nel fienile! Marta! Tutti giù! Colpiamo le mitragliatrici! Accerchiamole a sinistra e a destra! Via, via, via!
fienile! In alto! In movimento! Granata! Dobbiamo ricongiungerci ai carri! Sparpagliatevi! Occupatevi dei prigionieri! Daniels, avanziamo! Ah! Si comano al tempo! Ecco il cannone antiaereo! Ci avviciniamo! Gli Stuka distruggono i nostri carri! Ai carri serve supporto! Prendiamo il cannone antiaereo! Ecco la contraerea! Togliamo di mezzo quei crucchi e aiutiamo i carri!
quella contraerea per abbattere gli Stuka! Quei bombardieri distruggono i nostri carri! Devi spazzarli via! Ecco che arrivano! Ora due! Io sembra incazzato! I crocchi non capiscono che succede! Ne arrivano altri! Davanti! I nostri carri sono al limite! Abbattiamo quegli Stuka! Ci attaccano! Gli Stuka ci attaccano! Bersaglio distrutto! Ore 11 in alto! Davanti! Colpo diretto! Non ancora! Ora tre! In alto! Colpiscili, Daniel! Con quello sono tutti. Bene, Daniels. Ehi, è Perez! Ehi, Perez! Tutto bene? Il mio amico Mills è morto nell'imboscata, ma ci siamo vendicati. Sono asserragliati con pack di supporto. Dobbiamo farli fuori. Bene. Pearson, porta una squadra oltre il frutteto e trova un punto d'osservazione. Tolto di mezzo qualche pack, potrò guidare l'assalto principale con Perez. Sì, signore! Daniels, Zeusman, con me, muoversi! Perez ha detto pack 38. Che sarebbe? Artiglieria tedesca. Anticarro, non hai letto il briefing? Che possiamo fare contro artiglieria anticarro? Lo sto chiedendo anch'io. Uno dei nostri, un P-47. Merda, ho usato troppo tardi quella contraerea. Non è colpa tua. Quelli sono civili. È un crimine di guerra. Vedi, qui c'è un punto di osservazione. Tira fuori il binocolo. Quello è Perez coi suoi. Vanno dritti nelle fauci del lupo. Dobbiamo colpire duro quei pack. Aprire il fuoco! Vedo due pack! Daniels, colpisci quegli artiglieri! Prima squadra pack annientata! Ancora una! Daniels, usa quel fucile di precisione! Lo stesso! Quel pack 38 ha ancora un artigliere! Sta sparando ai nostri carri! Facciamo fuori i crocchi rimasti nelle trincee! Batteria tedesca! Escono! Troppe nemiche! Libera! Occhio! Arrivano carri alleati dalle trincee!
Informazione dietro ai carri! Informazione! Informazione! Riparatevi dietro ai carri! Mettiamo al lavoro questi Rhino! Carri avanti! NG-42! Restate dietro i carri! Usate i carri come riparo! Dei crucchi escono dalle trincee! Serve una mano. Avanzare con quei Buck 38 che ci sparano. Salite in alto e distruggete le squadre dei Buck 38. Vieni qui, Daniel, facciamo a finire.
Tenente! Fermi! Ufficiale in arrivo! Bene, ascoltate. La compagnia Charlie è sotto attacco alla chiesa. Ha bisogno di supporto e munizioni. Mandate subito una squadra. Signore, siamo già ridotti all'osso. Inventatevi qualcosa. Signor sì. Merda. Possiamo prendere le camionette ma con del supporto corazzato. Ok, ecco il piano. Perez! Pearson vi seguirà con la squadra. Non si può. Ho ricevuto ordini da Collins. Andremo ovest con l'undicesima. Porca puttana. A quella gente non resta molto. Dovete arrangiarvi. Prendete le camionette e partite. Ok, andiamo! Charlie è nella merda, noi dobbiamo tirarli fuori. Andiamo! Da che parte per Marigny? Segui questa strada, è il prossimo paese! Curva pericolosa! Piano! Più avanti c'è un bivio! Attenzione ai gruppi in ritirata! Arriveranno dalla compagnia Charlie, dobbiamo anticiparli! Gira a sinistra! Occhio! Daniel, tutti là davanti! Avanti! A destra! Veloce! Panzer davanti a noi! Attenzione! C'è mancato poco! Sotto attacco! Servono rinforzi! Andiamo, siamo al limite! A torretta! Da che parte? Ah, dritto! Vai dritto! Non resisteremo ancora a lungo! Destra! Tutto a destra! Merda! C'è lo Spark! Prendi il volante! Ci penso io a sparare! Ci sono! Camionette nemiche! Camionette nemiche! Ah! Non resisteremo ancora a lungo! Charlie, conta su di noi! Rosa bloccata! C'è una muta! Reggiti! Truppe nemiche! Casa a destra! Dobbiamo smettere di vederci così. Mantieni le distanze, Murphy. Beh, grazie per il tempismo perfetto. Ringrazia l'ordine del capitano Davis. Ok. È troppo tardi per proseguire. Godetevi un po' di riposo. Scusi, sergente. Sì. Non c'è mezzo esercito tedesco oltre quegli edifici. Non è il caso di accamparsi in un posto più sicuro? Giusto, prenotiamo subito una suite a Ritz. Signore. Ha soltanto paura. Neppure tu sei messo tanto bene. Voglio vedere come sarà quella ferita domattina. Sto benissimo, sergente. Daniels, tienilo d'occhio. L'unica cosa più pericolosa del nemico è l'orgoglio. Riposate, ragazzi. All'alba ci prendiamo Marigny. È incredibile, ma combatto di nuovo al fianco di Zeusman. È messo abbastanza bene, considerando l'inferno che abbiamo dovuto passare. Pearson potrebbe andarci piano con lui. Ma non lo fa.